Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Oggi andremo a provare due wafer della stessa linea, ma con due formati diversi, ed è la linea Gotti 7 che trovate sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto giù la 010. Allora, io inizierei da questo qui. Ho letto dal sito, ma anche da come posso leggere qui, Rio Crunchy. Crunch. Quindi io penso che sia Crunchy, non lo so, perché anche dal sito non si capisce bene. Però prima di iniziare vi dico un attimo i valori. Valori per 20 grammi, ve lo faccio vedere meglio da vicino. Eccolo qua, io ovviamente ce l'avevo in frigo perché raga, altrimenti si scioglieva tutto. Allora, i valori per 20 grammi sono 99 calorie, 6,8 grammi di grassi, carboidrati 5,6, zuccheri 0,8, polioli 2,6, fibre 2,2, proteine 4 grammi. Allora, assaggiamo. Tutta attaccata alla confezione, quindi sarà un po'. Cioè, pensate che l'ho tirata dal frigo pochissimi secondi fa. Bene, estate si sa queste cose come sono. Però il cioccolato fuori mi piace. Allora, vedete così. Un po' distrutto. Io spero che sta filmando. È buonissimo. Me lo giuro, raga. Sapete che sembra di mangiare un Kit Kat? Identico, ve lo giuro. Sembra di mangiare un Kit Kat, però il sapore è il più delicato rispetto al Kit Kat. È buonissimo. Questo quando avete voglia di un Kit Kat, di qualcosa di dolce. Ve lo straconsiglio, raga, è buonissimo. Infatti dopo me lo finisco. Passiamo a quest'altro qui che stavolta mi piace tantissimo. Che ho anche 2 euro, tipo 2,60 euro costano, adesso non ricordo bene il prezzo proprio preciso. Avete 3 wafer a pacchettini divisi. Infatti pure quando ho fatto l'ordine e mi è arrivato, io sono rimasta un po' sorpresa. La descrizione, allora, dice wafer o brasileiro, penso che si pronuncia così, questi, ed è gluten free, no sugar, queste cose qui, 20% di proteine, e i valori per 19,5 grammi, quindi per un pacchettino, sono 94 calorie, 6 grammi di grassi, carboidrati 7,4, zucchero 0,5, polioli 4,5, fibre 1 grammo, proteine 4 grammi. E adesso assaggiamo anche questo, raga, rigorosamente in frigo perché ma si sa, va tutto in frigo. Ma sono bellini però questi pacchettini. Stavo scritto la descrizione sul sito che tipo ci sono due ciarde di wafer con centrale la nocciola. Quindi deve essere diverso proprio dal classico wafer, ma vediamo. Ce n'è un po' diverso perché wafer alla fine così è. Mamma mia, raga, ma c'è un botto di nocciola. Ho fatto bene a metterli in frigo comunque. Guardate qua. Assaggiamo. Oh mio Dio, raga. No, raga, questo è buonissimo. Anche la nocciola all'interno. È troppo buona. Eppure la cialda fuori. Non è quella cosa tipo me l'ho messo in frigo, no? Non è quella cosa molla, quella cialda. No, raga. Se potete sentire. È buonissimo. Sembra di star mangiando un wafer tradizionale, ve lo giuro.
sono, diciamo, diversi, non proprio, sono simili, ma raga, sono completamente diversi. Uno può dire, vabbè, sono lo stesso marchio, siamo lì, no, raga. Questi qui, oh, sono proprio diversi, senti, di proprio la nocciola. Invece l'altro ha un gusto un po' più di Kit Kat. No, raga, comunque io mi sono innamorata di entrambi. Li dovete prendere perché li dovete provare e poi mi dovete far sapere. Sono veramente troppo, troppo buoni. Buoni. Sono rimasta un po' scioccata perché non me l'aspettavo, sincera. E quindi, niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!